La conferenza ha previsto il Best Paper Awards e tra questi abbiamo il piacere di consegnare il premio alla memoria di Giovanni Cialone, voluto e sponsorizzato da Slow Food, che ricorda un po' la memoria di questo grande personaggio della storia aquilana, insomma, che ha segnato un po' l'attività legata per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, la politica, tanti interessi. Quindi c'è stata una valutazione da parte di una commissione che ha voluto riconoscere l'aderenza per quanto riguarda diciamo, il paper, l'articolo 26, ai temi di interesse di Giovanni, che incarnasse un po' lo spirito anche e soprattutto di una trasversalità, interdisciplinarità, di grandi interessi, ma che in qualche modo guardano la tutela dell'ambiente, al benessere delle persone e anche alla sostenibilità. Cialone è stato un po' un precursore, diciamo, sul territorio di questa multidisciplinarità tra sistemi di tutela e sistemi urbanistici. Ecco, oggi dal punto di vista scientifico, qual è lo stato dell'arte e che tipo di riflessioni si stanno facendo? Beh, oggi quello che 20 anni fa sembrava, ecco, qualcosa di molto distante, in realtà è la base della riflessione scientifica, cioè come la qualità ambientale, come i servizi ecosistemici, tutti i servizi forniti alla natura, poi si riversano nelle città, quindi come la qualità delle città, ma soprattutto anche in termini di salute umana. Queste relazioni si sviluppano. Quindi gli studi oggi sono, diciamo, a un livello di riflessione veramente importante e si fa attraverso appunto figure interdisciplinari. Lui era, come dire, ha anticipato molto i tempi perché ha unito questo interesse per l'urbanistica, lui si occupava anche di sismi, insomma, con la tutela ambientale, con la qualità e con le aree protette, è stato vicepresidente del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, quindi è chiaro che figure di questo genere hanno dato l'avvio ad un approccio integrato a queste discipline, che oggi rappresentano anche l'avanguardia. C'è tanto ancora da fare, ma grazie a persone come Giovanni siamo riusciti in qualche modo a concedermi il termine, a sdoganare, no, questo rapporto vincente per quanto riguarda la pianificazione territoriale, la pianificazione urbanistica. Devo dire che la commozione è tanta per questo premio voluto da me in prima persona, ma da Slow Food, del quale Giovanni era l'anima portante. E questo premio poi voluto insieme purtroppo a Bernardino Romano, il professore che ci ha lasciati anche lui da poco e troppo presto, è un riconoscimento proprio per i giovani, perché Giovanni Cialone era vicino ai giovani, a lui piaceva e quindi noi ci teniamo che i suoi insegnamenti nell'ambito dell'ambiente, delle aree interne, dello sviluppo dei parchi, e tanto altro ancora, perché Giovanni era una persona troppo grande per descriverla e quello che faceva anche in pochi minuti, sia proprio per i giovani, perché così possono portare avanti i suoi insegnamenti.